Bentornati su Bovish TV, il contenitore informativo del progetto Bovish. Domenica 4 novembre, oltre ad essere stata la festa nazionale delle Forze Armate, si è svolta la prima proiezione della rassegna Buena Vision Romania. Era atteso per l'occasione il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ma alla fine purtroppo ha preferito recarsi all'altare della patria. La manifestazione è andata comunque avanti ed è stato proiettato il film 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni di Christian Mangiu in lingua originale con sottotitoli in italiano. Sentiamo il commento sulla serata del curatore di rassegna Gianluca Nitti. 2 settimane fa terminava la rassegna Buena Vision Albania e stasera abbiamo inaugurato la rassegna Buena Vision Romania con un film molto forte, 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni. Devo dire di essere veramente soddisfatto per l'affluenza del pubblico, in particolare di molte signore rumene che hanno occupato le prime due file della nostra saletta. In fondo questo è lo scopo del nostro progetto, quello di consentire l'incontro fra culture diverse. E quindi il film è stato proiettato in lingua originale anche perché attraverso l'ascolto in lingua è possibile avvicinarsi ad una cultura e un mondo molto diverso rispetto al nostro. Al termine del film è seguito il dibattito finale accompagnato dalla mediatrice interculturale, in questo caso in lingua rumena, Tudorița Zaria. Sentiamone un pezzettino e sentiamo anche la trama raccontata da Tudorița. Dove va a imporre questa legge? Guardava l'aborto. Così nel 1966, con la legge 703, qualcosa non mi ricordo esattamente, ha emanato questa legge e per le donne d'ora in poi la vita è diventata un incubo. E c'è una cosa che dà molto da pensare. Nel 1966, pensate un po', anche sul divorzio Ceausescu ha imposto regole molto dure, sono stati solamente 28 divorzi in un anno, quindi anche qui ha messo la sua impronta. Questa sera abbiamo visto 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni, un film toccante, molto premiato, di Christian Mungiu. Questo film succede in Romania negli anni 80, in pieno comunismo, piena dittatura, e quindi queste due ragazze non hanno via di uscita, una di loro deve abortire e con ogni prezzo questa deve succedere. E adesso sentiamo Tudorița che esprime una critica sul film. Il regista ha voluto sottolineare che questo film non parla del comunismo, non parla dell'aborto, che è un tema molto molto toccante, molto discutibile, cioè che succede dappertutto. Lui ha voluto parlare di una scelta di vita, ma una scelta di vita in certe circostanze. Poi chi ha visto il film ha capito il dramma di queste due ragazze. Lunedì 5 novembre alle ore 17 per la rassegna Anni Ruggenti si è tenuta la proiezione del film Il piccolo Nicolas e i suoi genitori. Sentiamo Daniela Cigliola che ci racconta com'è andata la serata. Siamo in compagnia del piccolo Nicolas e dei suoi genitori, una commedia francese del 2009 che trae ispirazione da un racconto fumetto a episodi che ebbe molto successo negli anni 50, fine anni 50, anni 60 in Francia. Ci sono sempre i nostri carissimi amici dell'Arci Ragazzi, le nostre educatrici Catiuscia e Alessandra, e diventa sempre più un'emozione vivere il cinema con i ragazzi. Invogliare sempre di più voi ragazzi a venire a seguirci qui al Cineforum Bovish e la rassegna Anni Ruggenti, vi dico che oltre a vedere il film, ormai noi dopo giochiamo sempre, c'è sempre il momento ludico, cioè il momento del gioco per chi non conosce questa parola, e quindi veniteci a trovare perché non solo potrete gustare una bella storia divertente o anche un po' più da pensare per voi ragazzi, con protagonisti voi ragazzi, però dopo possiamo anche giocare insieme, mi raccomando, sempre alle 5 di lunedì. Passiamo adesso ai prossimi appuntamenti. Giovedì 8 novembre alle ore 21 presso il Palazzo Galeota la rassegna Owen Bendieu vi aspetta con il film commedia L'apparenza inganna con Gérard Depardieu.
E domenica 11 novembre, alle ore 17, sempre presso il Palazzo Galeota, si svolge la proiezione del film La morte del signor Lazzarescu, di Cristi Puiu. Al termine del film, oltre al consueto commento finale con Gianluca e Tudorizza, ci sarà un confronto con la professoressa Silvana Stanzione, in rappresentanza del Tribunale del Malato di Taranto. E siamo arrivati alla fine di questa puntata. Se volete mettervi in contatto con noi potete scriverci a info@buvici.it oppure contattarci tramite Facebook, oppure venire a trovarci in via Maturi 19 presso le Arche di Taranto allo studio 2.